Allora, io di base, ragazzi, sono per il turnover. È importante il turnover, specialmente per quelle squadre che lottano per più competizioni, però cambiarne così tanti lo vedo sempre come un rischio. Buon pomeriggio, ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. E mi raccomando, voi nuovi che state guardando questo video, iscrivetevi che è totalmente gratis e poi attivate anche la campanella. Mercoledì 25 settembre, vigilia di Napoli-Palermo, sedicesimi di Coppa Italia. Non c'è la conferenza stampa del Napoli, però c'è quella del Palermo. Palermo che ha giocato domenica come il Napoli e che fa la conferenza stampa a differenza del Napoli, nonostante la vicinanza tra le partite. Mistero della fede sul perché il Napoli non le faccia le conferenze pre-Coppa Italia. Io direi di partire dalla conferenza di Dionisi, che per carità non ha detto niente di eclatante, però qualcosina si può anche dire. Vabbè, scontato il fatto che comunque si sta parlando di una partita tra due squadre di categorie diverse, perché il Napoli è in A, il Palermo è in B, quindi già di per sé c'è una differenza netta tra le due squadre. Dice Dionisi: vogliamo fare bella figura, siamo sfavoriti, ma sappiamo che abbiamo delle possibilità. E va benissimo. Per quanto riguarda la situazione infortunati, ci dice soltanto che l'unico infortunio lungo è quello di Blaine, ex Lecce, mediano ex Lecce, che per loro è un giocatore importante. Poi ovviamente ha detto che questa partita è un'opportunità per chi ha giocato meno finora, quindi è previsto anche da parte del Palermo un turnover che sarà, diciamo, meno corposo rispetto a quello del Napoli, perché si sta dicendo che Conte domani farà veramente uno stravolgimento quasi totale della formazione. Ha parlato di Harry, che è un giocatore che comunque conosciamo perché ha giocato in Serie A col Verona, Brunori, quindi lì davanti hanno due alternative, diciamo, importanti. Parla di Ranocchia come regista, qualità importanti anche lui. Poi anche lui, diciamo, parla di questa cosa della difesa 3 o della difesa 4 del Napoli. Bisognerà capire domani come Conte si schiererà, se a 3 o a 4. Io, diciamo, da quel che si è visto finora, diciamo, l'unico campione tra virgolette è quello contro la Juve. Quando affronti le squadre, diciamo, di pari o livello superiore, ti metti con la difesa a 4, che comunque ti dà più copertura. È un modulo che i calciatori conoscono molto bene perché l'hanno fatto per anni. Contro le squadre, diciamo, inferiori, invece, il 3-4-2-1, che sì, ti dà più soluzioni davanti, sei più, diciamo, collaudato in fase offensiva. C'hai Lukaku che è più valorizzato perché c'ha una seconda punta come Kvara che gli ruota attorno, però dietro balli un pochettino, perché comunque quando abbiamo giocato con la difesa a 3, le occasioni ci sono state per gli avversari. Basti guardare per esempio il Cagliari, ma anche il Parma, anche il Bologna, anche seppur in maniera, diciamo, diversa, ecco, rispetto a Cagliari, però hai concesso qualcosa con la difesa 3, mentre con la difesa 4 la Juventus non ha fatto quasi niente, anzi toglierei il quasi, ok? Quindi seguendo questo ragionamento domani dovremmo vedere la difesa 3. Detto questo, questo era un po' il succo della conferenza stampa, non ha detto nient'altro di interessante. Voglio un po' leggervi delle statistiche riguardanti il Palermo per capire un po' che squadra è. Prima cosa, Serie B, quindi già questo vuol dire differenza di categoria tra le due squadre. Diciamo che il Palermo non se la cava molto bene perché in questo momento è nono, con 8 punti fatti, 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. È l'undicesima squadra per XG, ne ha registrati 7,2 in 6 partite, ed è la decima squadra per XG subiti, 6,6. Quindi undicesima per XG, vedendo anche le aspettative pre-stagione, perché il Palermo doveva essere, no, una squadra che doveva contendere la promozione, diciamo che si trova un po' in ritardo. E non è così, non è proprio una squadra che crea così tanto, perché undicesimo sei a metà classifica. Dal punto di vista della fase difensiva siamo di fronte a una squadra abbastanza traballante dietro. Perché? Perché il Palermo è la quinta per tiri in porta subiti, ne ha subiti ben 29 in 6 partite, quindi quasi 5 tiri in porta a partita,
Quarta squadra per parate effettuate, 25, quindi il portiere è stato molto sollecitato in queste prime 6 partite. È la sesta per porte inviolate, 2 partite le ha fatte senza subire gol. Questo è un dato poi che mi ha sorpreso, cioè il Palermo è la prima squadra per cross subiti dentro l'area di rigore sua. Da questi numeri capiamo comunque che siamo di fronte a una squadra che non è proprio così efficace, così non è un muro insuperabile, ecco, in fase difensiva. E poi settima squadra per gol subiti sul calcio d'angolo, ne ha subiti 2, quindi è una squadra che sui calci d'angolo può essere attaccabile. E questa è una cosa che il Napoli può sfruttare bene perché noi quest'anno abbiamo tanti centimetri e abbiamo tanti giocatori che sugli angoli possono essere pericolosi. La seconda squadra per tocchi effettuati nella propria area di rigore, 402, che sono tanti, sedicesima per falli commessi, quindi vuol dire che non è quella classica squadra alla Cagliari, cioè che appena l'occasione spezza il gioco, no, è più che altro una squadra che pensa a giocare, che pensa a perdere il meno tempo possibile e questo diciamo, è comprensibile perché comunque in panchina c'hanno uno come Dionisi che è appunto un giochista, è uno che vuole fare gioco, ok? Invece che spezzarlo. Quattordicesima squadra per duelli aerei vinti e quindi questo si collega anche ai calci d'angolo, quindi il Palermo dal punto di vista dei duelli aerei è vulnerabile. Per quanto riguarda invece le statistiche offensive, non sono, neanche quelle sono così eclatanti. Undicesimo per tiri effettuati e quindicesimo per tiri in porta effettuati. Ne ha fatti 21 in 6 partite, quindi stiamo parlando praticamente di poco più di 3 tiri in porta fatti. È una squadra poi che predilige il passaggio lungo. Su FBref dice passaggio oltre le 27 yard, che sarebbero 24 metri e mezzo più o meno. Quindi è una squadra che non fa, diciamo, il fraseggio corto, non fa passaggi corti, brevi con i giocatori vicini tra di loro, ma è una squadra che predilige il lancio lungo. E poi, dodicesima squadra per azioni da gol create, soltanto 10. Sesta per cross effettuati, 124, quindi una squadra che effettua abbastanza cross. E poi una squadra che subisce tanti falli, è quarta per falli subiti, ne ha subiti 99, quindi questo si va a collegare a quello che abbiamo detto prima, cioè una squadra che pensa più a fare gioco e sono gli altri che provano a spezzarlo. Ok, quindi domani dovremmo assistere a una partita comunque di base abbastanza divertente, perché da una parte dovrebbe esserci il Napoli che contro le piccole deve fare gioco e deve comandare la gara. Dall'altra parte invece dovrebbe esserci un Palermo che sì, in difesa traballa un pochettino, davanti non è così efficace, però di base una squadra che cerca di fare gioco, che cerca di comandare la partita. Ok, quindi dovrebbe essere domani una partita abbastanza divertente, mettiamola così. Detto questo, capitolo formazioni, per entrambi ragazzi si prospetta un turnover abbastanza importante. Voglio partire dal Palermo che dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Desplanche in porta. Questo è un portiere interessante. Difesa 4 da destra verso sinistra, Diakité, Ceccaroni, Nicolau, Lund. Centrocampo composto da Gomez vertice basso, Mezzali, Segre, Ranocchia, davanti Le Duron a destra, Di Francesco a sinistra e Brunori davanti. C'è del turnover in questa squadra, però un turnover leggero, tra virgolette, perché io comunque sono andato a vedere su FBref gli 11 giocatori col minutaggio più alto del Palermo e bene o male la maggior parte sono questi che vi ho citato. Allora, Desplancha è il titolare. In difesa, Lund, Nicolao e Diakité sono titolari. A questi poi, secondo FBref, si aggiunge Pierozzi, che sarebbe il terzino destro. Diciamo un giocatore che si può interscambiare tra terzino destro e difensore centrale, un po' come Diakité. A centrocampo Gomez e Ranocchia titolari inamovibili insieme a Blen. Blen però si è infortunato, quindi al suo posto dovrebbe giocare Segre. Davanti Di Francesco a sinistra titolare. Al centro Brunori e Henry si dividono i minuti. A destra il titolare Insigne, Roberto Insigne, il fratello, che in teoria domani non dovrebbe giocare. Quindi intanto fuori c'è casino con le macchine. Dovrebbe esserci del turnover, ma non così corposo. Il Napoli invece pare che farà un turnover quasi totale, perché si sta parlando veramente di, io qua ho letto 8 cambi, perché
dovrebbero, secondo vari giornali, dovrebbe esserci il 3-4-2-1, quindi il discorso che abbiamo detto prima. Contro le piccole, il Napoli si schiera a 3, contro le grandi 4-3. Quindi difesa a 3, allora Caprile in porta è obbligato perché Meret è infortunato. Difesa a 3, Di Lorenzo e Juan Jesus braccetti e Marin centrale, quindi qui ci portano Marin centrale della difesa a 3, secondo me potremmo vederlo braccetto sinistro con Juan Jesus centrale della difesa a 3. A centrocampo invece dovrebbero giocare Mazzocchi e Olivera sulle fasce e in mezzo Gilmour e Folorunshò. Domani dovrebbero riposare sia Anguissa che Lobotka. Davanti, stravolgimento totale, Neres a destra, Raspadori a sinistra e davanti Simeone. Quindi in totale, rispetto alla partita contro la Juventus, ci sono soltanto tre giocatori confermati: Di Lorenzo, Olivera e poi vabbè Caprile perché è entrato nel secondo tempo. Allora, io di base, ragazzi, sono per il turnover. È importante il turnover, specialmente per quelle squadre che lottano per più competizioni, però cambiarne così tanti lo vedo sempre come un rischio, perché Conte che ha detto di recente, siamo in una fase di assestamento, siamo, diciamo, nella fase del classico cantiere aperto. E quando tu hai il cantiere aperto, di base dovresti, secondo me, appoggiarti su quelle appunto basi che stai creando durante questa fase di assestamento. Ora io non dico che devi riconfermare in blocco tutta la squadra che ha giocato contro la Juve, perché domenica c'è il Monza. Però io farei una via di mezzo, ecco, fare un turnover a metà. Io farei turnover nei ruoli dove comunque non c'è così tanto dislivello tra il titolare e la riserva. Esempio, Marin Rachmani, ci può stare. Gilmour Lobotka, ci può stare il turnover. Neres Politano, ci può stare il turnover. Simeone Lukaku, ci può stare, tutto sommato. Poi Olivera Spinazzola, anche lì puoi farlo il turnover perché bene o male siamo lì. Come vedete, io diciamo vi ho portato 4-5 coppie dove puoi fare il turnover. Ci sono invece delle altre coppie dove secondo me fare il turnover è un rischio. Esempio, buongiorno Juan Jesus. Il dislivello è troppo ampio, secondo me. Di Lorenzo è imprescindibile, quindi lì, specialmente se giochi a 3, lo devi far giocare perché ti serve. Folorunshò Anguissa, pure un'altra coppia dove il dislivello è abbastanza importante, però lì lo posso anche capire perché comunque Anguissa sta giocando tutte le partite dalla prima giornata senza mai essere sostituito, quindi ci sta a farlo riposare perché sennò poi si stanca troppo. Raspadori Kvara, giocatori diversi. Kvara, io di Kvara non me ne priverei mai. Alla fine della fiera, no, io che farei? Quei 4-5 cambi che vi ho detto prima li metterei dentro, gli altri gli farei fare almeno che so, un primo tempo, magari cerchi di chiudere la partita nel primo tempo, fai un 2, un 3-0 e nel secondo togli gli altri, diciamo, rimasti titolari. Quindi io farei una sorta di una roba del genere: Caprile, Di Lorenzo, Marino, Buongiorno, Mazzocchi, Anguissa, Gilmour, Spinazzola, avrei messo anche Spinazzola sinceramente, Neres, Kvara, Simeone. È una formazione comunque dove c'è del turnover. Provi a chiudere il primo tempo e togli i vari Buongiorno, Kvara, Anguissa, ok? Io i giocatori, diciamo, chiave, fondamentali, li farei giocare. E poi nel secondo tempo li cambi. Poi sì, stiamo affrontando il Palermo, che è una squadra che gioca in Serie B. Capisco anche chi dice, se non fai turnover contro il Palermo, contro chi lo fai? Tutte cose giuste e legittime. Io però sono dell'idea che se sei in una fase di assestamento, fare questo stravolgimento totale, non lo so. Comunque, detto questo, dove può essere decisiva la partita? Secondo me sulle fasce. Il Palermo gioca con un 4-3-3, quindi di base avrà la superiorità numerica sulle fasce. Quindi noi dovremmo essere bravi con i braccetti, ma anche con i due trequartisti che dovranno dare una mano, secondo me, ai due esterni di centrocampo. Io sinceramente mi aspetto di passare, cioè in casa contro il Palermo mi aspetto di passare. Se questa dovesse essere la formazione, mi aspetto anche una partita abbastanza sudata. Se invece dovesse esserci un turnover un po' più leggero, penso che dovremmo farcela senza troppi problemi. E
Se non sbaglio, i supplementari non ci sono, quindi se al 90esimo siamo pari, si va direttamente ai rigori. E quella è un'altra cosa da tenere in mente. E quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Ora, domani non so se riesco a caricare il pronostico sui football, perché domani mattina ho da fare e dipende da che ora torno. Se torno per il primo pomeriggio dovrei riuscirlo a caricare. Noi ci vediamo domani, sicuro col post partita. Domani si gioca alle 21, quindi uscirà un po' tardi il post partita. Se riesco, vi caricherò nel pomeriggio anche il pronostico sui football. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Ditemi un po' voi che partita vi aspettate domani, cosa vi aspettate dal Napoli. Vi aspettate la difesa a 3, la difesa a 4? Vi aspettate un turnover totale, un turnover a metà? Ditemi un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo domani. E sempre e comunque, forza Napoli, sempre. Ciao!